Minasan konnichiwa, giapponese con Miru e yokoso. Ciao a tutti e benvenuti su Giapponese con Miru. In questa lezione studieremo insieme il testo della canzone di Mononoke Hime, la principessa Mononoke, il famosissimo film d'animazione dello studio Ghibli. Prima di iniziare vorrei fare una premessa. Per voi che vi siete avvicinati allo studio della lingua giapponese solo tramite il canale di Giapponese con Miru, diciamo che studiare il testo di una canzone non sarà facilissimo, perché il testo contiene chiaramente una forte componente poetica che andrebbe parafrasata bene. In più abbiamo kanji nuovi e grammatica nuova che non abbiamo ancora studiato. Però a voi voglio dirvi di non preoccuparvi, perché comunque possiamo vedere qualcosa di interessante sotto il profilo grammaticale, possiamo imparare comunque delle parole nuove e possiamo iniziare a scrivere il testo della canzone, canticchiarla un pochettino, e questa cosa diciamo che in futuro sarà sicuramente utile. Per chi invece studia giapponese, magari all'università o all'Istituto Giapponese di Cultura, questo potrà comunque essere un interessante esercizio di traduzione. Questa serie di lezioni, dove studieremo insieme i testi delle canzoni, inizia con Mononoke Hime per due motivi. Innanzitutto, Mononoke Hime ha un testo molto corto. In più, la musica, essendo molto lenta, è molto facile capire le parole. Diciamo che la parte difficile sarà cercare di parafrasare correttamente questa componente, forte componente poetica del testo. Inoltre, per chi fosse proprio a digiuno e non avesse visto ancora La principessa Mononoke, voglio dirvi due cose su questo film. La principessa Mononoke è un film prodotto dallo studio Ghibli, realizzato sotto la regia di Miyazaki Hayao, che lancia un messaggio su come dovrebbe essere il rapporto fra uomo e natura. Dopotutto, la tematica del rispetto per la natura è una tematica che esce molto spesso nelle opere di Miyazaki Hayao, che infatti è il padre di altri cartoni animati come per esempio Conan, il ragazzo del futuro, no? Cartone animato ambientato in uno scenario apocalittico post-atomico dove l'uomo ha distrutto appunto la natura. Oppure l'importanza della natura si vede anche in Nausicaa della Valle del Vento, o anche parzialmente nel film Totoro, che anche se è un film per bambini, in realtà c'è proprio un forte accento, no, sull'importanza della natura. Adesso finalmente andiamo a sentire la canzone di Mononoke Hime, canzone il cui testo è dello stesso Miyazaki Hayao, testo musicato dal musicista Hisaishi Jo e interpretato dal cantante Mera Yoshikazu. E ovviamente, non potendo utilizzare la canzone originale, noi andremo ad ascoltare la versione karaoke fatta a scopo didattico, cantata dalla mia cara amica Ikeda Maki. Buon ascolto!
iniziamo subito con l'analisi del testo. La canzone inizia con Haritsumeta, Yumi no, Furueru, Furueru, Tsuru yo. Haritsumeta, Yumi no, Furueru, Tsuru yo. La prima parola è Haritsumeta. Io questa parola l'ho scritta con tre colori diversi. Iniziamo con il ta. L'ho scritto in verde perché questo ta è un elemento importante, ci fa capire che si tratta del passato di un verbo. Infatti noi abbiamo studiato che tutti i verbi giapponesi finiscono con la vocale u. In questo caso si tratta del verbo haritsumeru, che nella sua forma passata diventa haritsumeta. Quindi il passato di un verbo. Poi il verbo haritsumeru l'ho scritto volutamente con due colori diversi. Questo perché haritsumeru è un verbo composto. Haritsumeru è composto dal verbo haru, che significa tendersi, estendersi, essere sotto tensione, e dal verbo tsumeru, che significa mettere, riempire. Mettere nel senso di riempire, di non lasciare alcuno spazio, appunto. Quindi haru più tsumeru diventa haritsumeru. Haritsumeta, verbo al passato. Tsumeru, come vi dicevo, significa riempire e dà una sensazione di non lasciare spazi vuoti. Tsumeru è un verbo che può legarsi anche ad altri verbi, come per esempio abbiamo il verbo omou, che significa pensare. Omou più tsumeru diventa omoitsumeru. Pensare senza lasciare più spazio, senza avendo consumato, utilizzato tutto lo spazio possibile, significa pensare e ripensare sempre a quella cosa. Quindi essere fissato, non riuscire a togliersi il pensiero di una cosa. Oppure, per esempio, il verbo noboru, che significa salire, scalare una montagna, per esempio. Se noi diciamo noboru più tsumeru, diventa noboritsumeru e significa scalare una montagna senza lasciare più nessuno spazio vuoto, il che significa scalare una montagna fino alla vetta, noboritsumeru. Adesso che abbiamo capito la parola haritsumeta, questo è un verbo che si riferisce a un sostantivo, il sostantivo yumi. Yumi significa arco, quindi haritsumeta yumi significa arco che è esteso al massimo. Arco che è esteso al massimo, però non c'è un senso di criticità. Non significa al massimo che più di così poi mi si rompe. Significa semplicemente un arco ben teso, direi io. Quindi, haritsumeta yumi, arco ben teso. No, che è il complemento di specificazione che abbiamo studiato, quindi di un arco ben teso o dell'arco ben teso. Furueru, che è un altro verbo, ru, questo è un verbo che finisce in ru. Furueru significa tremare, fremere. Tsuru, tsuru significa corda, corda dell'arco. Corda che freme di un arco ben teso. Yo, yo è una particella che in questo caso significa è una sorta di esclamazione, è una sorta di rafforzativo, punto esclamativo. Si utilizza lo yo anche come vocativo. Delle volte, per esempio, abbiamo la parola kami, che significa Dio. Se io dicessi kami yo, o Dio, sarebbe come un vocativo. In questo caso è una sorta di rafforzativo, una sorta di punto esclamativo, un'esclamazione. Quindi abbiamo questo yo che pone l'enfasi, dà una certa enfasi, a questa corda che freme di un arco ben teso. Quindi sicuramente è la principessa Mononoke che sta così a puntare e quello yo è come se lei forse pregasse o sperasse che la freccia scoccata colpisca l'obiettivo. Quindi haritsumeta yumi no furueru tsuru yo. Vedendo questa frase abbiamo capito che in giapponese esistono dei verbi composti. Il passato dei verbi va in ta. Abbiamo imparato la parola yumi, che significa arco, la parola tsuru, che significa corda dell'arco, e abbiamo imparato anche il verbo furueru, tremare o fremere. E abbiamo visto che lo yo è una, diciamo, esclamazione, una particella che dà una certa enfasi. Può essere una particella vocativa, in questo caso è più una sorta di esclamazione, dà un rafforza, come se fosse un'esclamazione.
Il prossimo verso recita così: Tsuki no hikari ni zawameku omae no kokoro. Tsuki no hikari ni zawameku omae no kokoro. Tsuki vuol dire luna. Tsuki no significa della luna. Hikari, con l'H aspirata, hikari, significa luce. Quindi tsuki no hikari, luce della luna. Tsuki no hikari ni, ni significa nel, nella luce della luna. Tsuki no hikari ni. Zawameku. Zawameku è un altro verbo, un verbo che finisce in ku. Zawameku significa che fa rumore, dà un senso di irrequietezza, di non calma. Quindi zawameku, cos'è che fa l'azione di zawameku, di far rumore? Omae no kokoro. Kokoro in giapponese significa tantissime cose, può significare anima, cuore, mente, spirito, ha veramente una traduzione libera a seconda del caso. In questo caso è cuore, cuore di no omae. Omae è un modo per dire anata, quindi omae significa tu e omae no significa tuo, quindi tuo kokoro, cuore. Il tuo cuore, il cuore di te che fa zawameku, irrequieto, non calmo, che fa rumore, nella luce della luna. Quindi il tuo cuore, irrequieto, che fa rumore, ni, particella di stato in luogo, quindi nella, in questo caso diremo in italiano sotto, la luce della luna. Tsuki no hikari ni zawameku omae no kokoro. A questo punto vorrei vedere la parola omae, che vi ho detto che significa anata. Quindi anata, tu, si può anche dire omae. Omae normalmente sarebbe la versione un po' più rude di anata. Anata, tu, è una parola essa stessa non tantissimo utilizzata perché comunque è troppo diretta, troppo frontale, no? I giapponesi preferiscono sempre usare la terza persona. Anata, se non utilizzata correttamente, può infastidire l'interlocutore. Omae esprime una certa confidenza, in questo caso, anche se è la versione rude di anata, esprime una certa epicità, insomma. Quindi ora mettiamo insieme i due versi che abbiamo appena studiato per avere un'immagine un po' più completa. Allora, Haritsumeta yumi no furueru tsuru yo. Quindi lo yo ci fa pensare la speranza che lei ha con l'arco che freme, con la corda dell'arco che freme, ben teso, il fatto che lei speri che la freccia colpisca il bersaglio si capisce proprio bene nella seconda strofa, perché vediamo tsuki no hikari ni, sotto la luce della luna, zawameku omae no kokoro. Quindi lei sta così, con l'arco puntato e con il cuore che fa zawameku, e io direi con il cuore in gola, che è un'espressione italiana, no? Che dà proprio il senso. Quindi lei è come se fosse una scena di caccia notturna o la scena di lei concentrata che deve colpire un nemico nella notte. Il prossimo verso è un po' più lungo ed è un po' più difficile. Recita così: Tongi sumasareta yaiba no utsukushii sono kisaki ni yoku nita sonata no yokogao. Togi sumasareta yaiba no utsukushii sono kisaki ni yoku nita sonata no yokogao. Questo verso inizia con la parola tongi sumasareta. Tongi sumasareta. Attenzione a come pronuncio la sillaba gi, che non suona gi, bensì gi, un po' più nel naso. Tongi sumasareta. In questo si sente molto bene che Maki appunto pone enfasi su questo gi per farlo suonare bene, per farvelo capire bene. Togi sumasareta è il passato del verbo togi sumasu, che significa affilare, diciamo affilare bene, togi sumasu, più il verbo sareru, cioè la coniugazione sareru del verbo diventa la coniugazione passiva del verbo. Quindi togi sumasu, affilare, togi sumasareta,
che è stato affilato, che è affilato, quindi la forma passiva del verbo tonismas. Questo verbo si riferisce alla parola yaiba, yaiba che significa lama, lama di una spada. Poi abbiamo la particella no, che come sempre è il complemento di specificazione, quindi tonismas areta yaiba no, della lama, della spada, della lama ben affilata. Utsukushi è un aggettivo che significa bello, ma forse è più vicino al nostro italiano bellissimo o molto bello. Utsukushi è una cosa molto bella. Utsukushi sono, una parola che abbiamo già studiato, che significa quel, sono kisaki. Kisaki è una parola un po' difficile, diciamo che non tutti i giapponesi la conoscono, e significa punta di una spada, punta di una lama. Quindi, tonisumasareta yaiba no utsukushi sono kisaki ni, quella punta bellissima della lama ben affilata. Yaiba si può tradurre con lama o anche lama di una spada, o delle volte a seconda dell'esigenza proprio spada. Quindi vi dicevo, kisaki è una parola non facile neanche per i giapponesi, significa punta di una lama. Questa particella ni, che si lega al verbo niru, che alla forma passata è nita. Nita significa assomigliare, niru significa assomigliare, e diciamo che il verbo niru necessita la particella ni. Yoku significa molto, quindi bene, assomigliare molto. Sonata no yoku ga o. Sonata è la versione molto elegante della parola anata, quindi significa tu. Noi non abbiamo queste parole in italiano, tu lo dici tu e basta. Però in giapponese la parola sonata indica un certo rispetto. Sonata no, tuo, di nuovo, sonata tu, sonata no significa tuo, yoko ga o, yoko ga o, ga non è ga ma è ga, con, che suona nel naso. Yoko ga o significa profilo, quindi profilo di tu, tuo profilo, sonata no yoko ga o. Che cosa fa questo tuo profilo? Assomiglia molto alla magnifica, a quella magnifica punta della lama che è stata, che è ben affilata. Qui il testo ci fornisce un'altra immagine della principessa Mononoke, dove vediamo che Yoko ga o, il profilo, sonata no Yoko ga o, il tuo profilo, però essendo sonata, una parola che non si può tradurre in italiano perché corrisponde al nostro tu, essendo però sonata una parola che intrinsecamente esprime una certa, un certo rispetto, io aggiungerei il tuo fiero profilo che assomiglia molto a quella meravigliosa, a quella bellissima punta della lama ben affilata. Adesso qui c'è un'immagine della principessa Mononoke che un po' descrive anche il suo carattere, no? Il fatto che il suo profilo, che teoricamente viene fatto assomigliare alla punta ben affilata, magnifica punta ben affilata della sua lama, significa che il suo carattere è utsukushi, come quella magnifica punta, quindi un bellissimo carattere fiero della principessa Mononoke. Il concetto di aguzzo, affilato, è diciamo una parola che piace molto ai giapponesi e dà un senso di intelligenza, no? Noi utilizziamo la parola ottuso per dire poco intelligente e utilizziamo aguzzo per dire molto intelligente, no? Quindi il profilo della principessa Mononoke che assomiglia molto a quella bellissima punta della lama molto affilata, quindi significa che lei è anche, ha un carattere molto fiero, molto determinato, molto coraggioso e anche molto intelligente. Questa è l'immagine che io ci vedo all'interno di questa frase. Infine, l'ultimo verso recita così: Kanashimi to ikari ni hisomu makoto no kokoro o shiru wa mori no sei mononoke tachi dake. Mononoke tachi dake. Lo rileggo.
Kanashimi to ikari ni hisomu makoto no kokoro o shiru wa mori no se mononoke tachi dake. Mononoke tachi dake. Allora, la parola kanashimi significa tristezza, amarezza, rimpianto, quindi un senso di tristezza. La parola ikari significa rabbia, ira, collera. To è una particella che determina il complemento di unione, quindi tristezza e rabbia. Attenzione che abbiamo visto la parola hikari con l'h e significa luce. La parola ikari senza h, quindi con la i normale, significa rabbia, collera. Quindi kanashimi to ikari, tristezza e rabbia. Ni, complemento di stato in luogo, nella rabbia e tristezza, nel sentimento della rabbia e nel sentimento della tristezza. Hisomu, hisomu, finisce in u, mu ed è un verbo. Hisomu vuol dire nascondersi, che non si vede. Hisomu, makoto no kokoro. Kokoro significa animo, cuore, spirito. Spirito, cuore, quindi intenzione. Makoto significa vero, il più genuino, il più vero. Makoto è una parola molto bella, si utilizza anche come nome proprio di persona. Makoto no kokoro, quindi l'animo, lo spirito, l'intenzione più vera in assoluto, più makoto possibile, che si nasconde nel sentimento della rabbia e nella tristezza. Wo, complemento, oggetto, quindi shiru, sapere, conoscere. Wa, soggetto. Questa è una frase un po' difficile. Il soggetto è determinato dallo wa. Wo è il complemento oggetto, quindi wa, soggetto. Qui c'è intrinseco il coloro che, quelli che. Coloro che conoscono che cosa? Il cuore, lo spirito, le vere intenzioni, il vero significato più vero che si nasconde nel sentimento di rabbia e nel sentimento di tristezza. Quindi se c'è qualcuno che conosce la verità più vera, quindi la verità che si nasconde nel sentimento di rabbia e tristezza che sta provando la principessa Mononoke, se c'è qualcuno che conosce la verità delle cose, quel qualcuno è Mori no Sei, le ninfe, gli spiriti della foresta. Mononoke Tachi. Tachi significa da il plurale, quindi i Mononoke, gli spiriti Mononoke. Dake. Dake significa soltanto, solamente. Quindi c'è la principessa Mononoke che prova un senso di tristezza e di rabbia sotto il quale si nasconde una verità che chi la conosce questa verità sono solo gli spiriti della foresta. I soltanto gli spiriti Mononoke. Soltanto gli spiriti Mononoke. Questo da che dà un senso un po' di dispiacere, no? È una prerogativa solo dei Mononoke, non ci si può fare niente. Quindi lei non è cosciente della verità che si nasconde, dalla quale proviene il sentimento di rabbia che prova e il sentimento di tristezza, che sono insieme in un unico sentimento. Kanashimi to ikari ni hisomu makoto no kokoro o shiru wa mori no sei. Mononoke tachi dake. Mononoke tachi dake. Tachi dà un senso di pluralità. Mononoke tachi, gli spiriti. Dake, soltanto gli spiriti. Ed eccoci arrivati a fine lezione. Io mi rendo conto che questa lezione è difficilissima per quelle persone che si sono approcciate al giapponese solo con il corso di giapponese con Miru. Voi non dovete imparare tutto, sarebbe carino che faceste un esercizio di scrittura in hiragana, perché non abbiamo visto i kanji di questa lezione,
imparare parole nuove, fare attenzione, che ne so, alla parola hikari che significa luce e ikari che significa rabbia. Abbiamo visto che la particella to esprime il complemento di unione, abbiamo visto che la particella wo esprime il complemento oggetto, abbiamo visto che la coniugazione sareru del verbo costruisce la forma passiva, abbiamo visto che esistono i verbi composti, come per esempio haritsumeru. Insomma, abbiamo visto diverse cose. Non dovete imparare tutto, l'importante è che vi rimanga qualcosa e magari potete anche canticchiare questa canzone, così prendete confidenza con la lingua. Questa canzone è particolarmente difficile perché ha una fortissima componente poetica. Quindi non ho assolutamente la pretesa che impariate tutto. Io comunque spero che la canzone vi sia piaciuta, adesso ve la rimetto in coda con il senno di poi e vediamo che effetto vi fa. Grazie per aver guardato, già, matane, ciao! Ooh.